Parla ora il governatore Mario Draghi. Ma prima di iniziare la parte, come dire, più formale di questa mia conversazione, di questa mia relazione, volevo dire quanto sono grato a Libera per questo invito, a Don Ciotti per quello che ha detto, in particolare per la citazione di Sant'Agostino, alla dottoressa Schwartz, al preside della Facoltà di Giurisprudenza, al professor Albisetti e ai professori che sono tutti qui e a voi tutti studenti. Il fatto di sapere che questa è un'iniziativa condivisa da tutte le università milanesi è molto importante, perché dimostra la generalità, l'universalità di questo sforzo, di questa risposta. Il motivo per cui vi sono grato, c'è un motivo al di là della forma, il motivo di sostanza per cui vi sono grato per questo invito è che, come dire, mi rende partecipe, mi rende orgoglioso di questa risposta civile, che altrimenti non avrei avuto modo di fare. Quindi di questo vi sono grato. Io non sono naturalmente un esperto di mafia, quindi la parte che così svolgerò in questa conversazione è più una parte di natura statistico-economica, che però dà l'idea di come questo fenomeno sia radicato, sia vecchio, abbia radici antiche e sia in espansione. E inizio con una considerazione più di carattere istituzionale. Questa criminalità sfibra il tessuto della nostra società, mette a repentaglio la democrazia. Gli episodi, in fondo, che sono stati appena richiamati, di Desio, di Bordighera, che cosa sono se non attentati alla democrazia? E in altre occasioni frena lo sviluppo della democrazia dove deve ancora consolidarsi. Le denunce per associazione a delinquere sono concentrate nelle tre regioni meridionali, Sicilia, Campania e Calabria, ma Puglia e Basilicata, e poi torneremo su questo, hanno conosciuto un'espansione della criminalità organizzata in tempi più recenti. Gli omicidi. Nella media del periodo 2000-2008, ci sono 4 casi ogni 100.000 abitanti in Calabria, circa 3 in Campania, circa 2 in Sicilia, dove, come ricordava Don Ciotti, ora gli omicidi sono in forte diminuzione. Ma questo non vuol dire che la criminalità organizzata abbia diminuito la sua azione. A fronte di questi numeri, la media italiana è circa 1 ed è non dissimile da quella degli altri paesi europei. Tipici della criminalità mafiosa sono reati come le estorsioni e i rapimenti. Sono reati complessi, sono reati rischiosi, sono reati che vedono il coinvolgimento di molte persone, di molti individui. E sono reati che creano alla collettività danni economici e sociali ben maggiori dei reati comuni. Non meno gravi sono i reati contro la pubblica amministrazione, quando le organizzazioni criminali hanno radici profonde nel territorio. La relazione tra chi appalta lavori pubblici e chi li esegue, relazione intermediata dalle mafie, tende a corrompersi cronicamente, endemicamente. Cioè vuol dire che non si riesce a fare un lavoro pubblico che non sia intermediato dalla mafia. Ma anche altre regioni d'Italia non possono più considerarsi immuni da questo virus. Le opportunità connesse con il maggior sviluppo economico e finanziario del centro-nord, come è stato appena ricordato, hanno attratto l'interesse delle cosche. Dobbiamo tornare indietro, non so se Don Ciotti l'ha ricordato questo, al 94, alla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, la cosiddetta Commissione antimafia, che all'epoca, quindi, certificava, all'epoca nel 94, l'esistenza di una vastissima ramificazione di forme varie di criminalità organizzata di tipo mafioso. Dobbiamo comunque osservare che nel centro-nord gli omicidi sono molto meno numerosi che a sud. Perché? Perché indubbiamente, nonostante questo estendersi, il controllo esteso e violento del territorio da parte delle organizzazioni criminali e ancora, si confronta ancora con un rigetto generalizzato del costume mafioso, quindi facciamo molto bene a rispondere ora che siamo ancora in tempo, perché la comunità nella sua generalità è ancora sana e non è ancora intimorita, non è ancora impaurita.
Le infiltrazioni nel sistema economico e finanziario sono tuttavia insidiose. Sono documentate, tra l'altro, dai dati sulle denunce per riciclaggio di capitali illeciti e per usura. Reati più silenziosi e tuttavia spesso riconducibili a sodalizi criminali di stampo mafioso. In Lombardia l'infiltrazione delle cosche avanza, come ha avvertito la Direzione Generale Antimafia e come abbiamo sentito un attimo fa da Don Ciotti. Le denunce per associazione a delinquere di stampo mafioso si sono concentrate tra il 2004 e il 2009 per 4/5 nelle province di Milano, Bergamo e Brescia. Più dell'80% delle denunce per associazione mafiosa in Lombardia ha, in questo stesso periodo sempre, riguardato individui provenienti da Sicilia, Calabria e Campania, confermando che al centro-nord la presenza mafiosa rimane un fenomeno di importazione. Però, tuttavia, la criminalità locale appare coinvolta in molti reati, pure tipicamente riconducibili al crimine organizzato di stampo mafioso, come l'usura, il riciclaggio, le estorsioni. Ne emerge una saldatura preoccupante con le mafie tradizionali. Gli effetti sociali e politici del crimine organizzato sono riconosciuti e sono stati studiati. Quelli economici lo sono meno. E un riferimento a un famoso economista che ha avuto un premio Nobel anni fa, Gary Becker, è d'obbligo, fu il primo a individuare i costi economici e gli incentivi economici del crimine organizzato. Il crimine organizzato ha costi sociali, cioè quei costi che si aggiungono ai costi individuali inflitti alle singole vittime, che sono di gran lunga maggiori degli altri crimini. Facciamo un esempio, le estorsioni. Oltre a sottrarre direttamente risorse agli imprenditori assoggettati al racket, disincentivano gli investimenti nell'economia locale. In un'economia infiltrata dalle mafie, la concorrenza viene distorta per molte vie. Un commerciante vittima del racket può finire con il considerare il pizzo come il compenso per un servizio di protezione contro la concorrenza nel suo quartiere. Il riciclaggio nell'economia legale di proventi criminali impone uno svantaggio competitivo alle imprese che non usufruiscono di questa fonte di denaro a basso costo. Spesso vediamo cose che vengono acquistate a prezzi nettamente superiori a quelli di mercato. Ci chiediamo perché, come mai? Implica tra l'altro questo fatto che altri che avrebbero potuto comprare la stessa attività vengono espulsi dal mercato. I legami corruttivi tra associazioni criminali e pubblica amministrazione condizionano la fornitura di beni e servizi pubblici. Uno studio della Banca d'Italia ha documentato come nell'economia a forte presenza criminale le imprese pagano più alto il credito, più caro il credito. In quelle aree è più rovinosa la distruzione di capitale sociale dovuta all'inquinamento della politica locale. I giovani emigrano di più, van via. Tra di essi quasi un terzo, tra questi che van via, quasi un terzo è costituito da laureati che si spostano al nord in cerca di migliori prospettive. Quest'ultimo fenomeno è particolarmente doloroso. L'inquinamento mafioso piega le speranze dei giovani onesti e istruiti, che potrebbero migliorare le comunità che li generano, e invece decidono di non avere altra strada che partire. Tutti questi costi frenano lo sviluppo economico dei territori coinvolti dell'intero paese. A indicarlo c'è una semplice constatazione. Il Mezzogiorno, in cui è maggiore la presenza della criminalità organizzata, è anche l'area italiana dal prodotto pro capite più basso. Tuttavia, questa correlazione non basta a provare l'assunto, perché i fattori che influenzano negativamente lo sviluppo economico del Sud possono essere tanti e interconnessi. Per isolare l'effetto della presenza mafiosa sulla crescita economica da quello di ogni altra causa, abbiamo condotto in Banca d'Italia, su sollecitazione della Commissione Antimafia, un'analisi sulle due regioni meridionali oggetto di più recente infiltrazione da parte della criminalità organizzata,
la Puglia e la Basilicata. Abbiamo confrontato lo sviluppo economico di queste due regioni nei decenni precedenti e successivi al diffondersi del contagio mafioso avvenuto verso la fine degli anni 70, con quello di un gruppo di regioni del centro-nord che avevano simili condizioni socio-economiche iniziali. I risultati mostrano che in concomitanza con il contagio, Puglia e Basilicata sono passate da una crescita del prodotto pro capite che era più rapida di quella del gruppo di regioni inizialmente simili a una più lenta. Quindi Puglia e Basilicata crescevano più rapidamente di regioni simili del centro-nord prima del contagio mafioso, crescono più lentamente delle altre regioni dopo il contagio mafioso. Nell'arco di 30 anni, all'insorgere della criminalità organizzata, sarebbe attribuibile una perdita di prodotto interno lordo di 20 punti percentuali. E tutta questa perdita è essenzialmente ascrivibile a minori investimenti privati. Due parole su quello che fa l'unità di informazione finanziaria, che è una unità della Banca d'Italia. L'azione di contrasto alla criminalità viene svolta innanzitutto dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. I successi non sono mancati neanche in passato e, come è stato ricordato, spesso con il sacrificio della vita di alcuni eroi. Il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali è uno dei più insidiosi canali di contaminazione fra il lecito e l'illecito. Per i criminali è un passaggio essenziale, senza il quale il potere d'acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all'interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in potere economico vero. Il riciclaggio ha una dimensione internazionale, i criminali profittano della globalizzazione dell'economia e dell'integrazione dei mercati finanziari. L'innovazione finanziaria e la tecnologia li aiutano favorendo la stratificazione dei trasferimenti di fondi, la dissimulazione di chi li ordina. Per contrastare questo fenomeno non c'è che la cooperazione internazionale. In Italia le banche, gli altri intermediari finanziari, quindi le SIM e altri, e i professionisti, avvocati, notai, sono obbligati dalla legge a segnalare ogni operazione sospetta all'unità di informazione finanziaria, una struttura costituita presso la Banca d'Italia nel 2008 per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in cooperazione con le altre autorità di vigilanza, prima di tutto la vigilanza della Banca d'Italia stessa, l'ISVAP sulle compagnie di assicurazione e la Consob sui mercati, in cooperazione ovviamente con gli organi investigativi e con le procure. Intermediari e professionisti, per individuare le operazioni sospette, possono avvalersi di indicatori di anomalie messi a disposizione dall'unità di informazione finanziaria. Soprattutto devono conoscere però bene i loro clienti, assicurarsi che le operazioni siano tracciabili. Nei casi più semplici o ricorrenti le segnalazioni vengono rapidamente trasmesse agli organi investigativi. Nei casi più complessi vengono svolte anche delle verifiche sul posto e consultazioni con le altre autorità italiane ed estere. Se emerge una notizia di reato si procede alla denuncia secondo le modalità prescritte dal codice di procedura penale. L'unità può, come ha fatto anche recentemente, sospendere l'esecuzione di operazioni sospette. Una banca che si ritrovi coinvolta, pur inconsapevolmente, in vicende criminali è esposta a rischi di contenzioso legale e soprattutto di perdita di reputazione. La Banca d'Italia utilizza tutte le leve a sua disposizione per valutare e stimolare la capacità delle banche di essere vigili sul fronte del contrasto al riciclaggio. E ho più volte ricordato quanto sia fondamentale per il loro buon nome che esse mantengano salde difese interne contro il rischio di farsi strumento di riciclaggio.